Allora ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Io non voglio far passare il messaggio in questo canale qui, parlando di episodi a favore del Napoli, a sfavore nostro, che qualora vincesse lo scudetto il Napoli, l'ha vinto perché ha rubato. Non voglio far passare questo messaggio, perché se lo vince è per meriti suoi ed è meriti nostri, perché noi siamo comunque la squadra più forte in Serie A, quindi se non lo vinciamo noi, ci sono molti dei meriti anche nostri, oltre che meriti del Napoli, per carità. Io li menziono semplicemente perché quando la gente e altre tifoserie mi danno del ladro, del ladro, del ladro, a un certo punto basta. E allora, se volete che facciamo chiacchiere da bar a vicenda, allora anch'io do a voi dei ladri, insomma. Ma non voglio dare dei ladri a nessuno, ok? Semplicemente tiro fuori gli episodi perché poi, stando zitti, si fa sempre passare il messaggio che vogliono loro e che vogliono i media, che la Juventus ha favori arbitrali e le altre hanno sfavori arbitrali o nella norma. E invece non è così. Non è così e allora voglio fare appunto passare questo messaggio qui, che è, cioè, la verità più che altro, perché se la Juventus è la squadra più penalizzata dal VAR, ma non in maniera giusta, ma in maniera sbagliata, bisogna dirlo, senza paura di nessuno, assolutamente, non, senza la paura di passare per vittimista. No, i vittimisti sono altri, i vittimisti sono quelli che parlano di fatturato, di arbitri sempre, ma in maniera molto maliziosa. I vittimisti sono quelli che parlano del calendario, quelli che dicono agli altri dirigenti che manovrano il mercato anche delle altre squadre. Insomma, questi sono i vittimisti, ok? Non di certo uno che analizza gli episodi arbitrali e diciamo espone la verità. Perché se in 4-5 mesi ci sono 3 episodi a favore della Juventus tra campionato e Coppa Italia, col VAR parlo, ma 15 contro, nessuno lo dice. Passano sempre quei 3 episodi a favore. E allora si dice, la Juve è ladra perché ha 3 episodi a favore. E gli altri 15 contro? Nessuno li menziona, e sono tanti 15. Tutti zitti, omertà, come dico sempre. Allora no, non mi piace questo modo di fare, questo modo di pensare, che è tipico dell'italiotta anti-juventino. E vedo anche di molti media, e anche qua su YouTube non si scherza. Comunque, tralasciando questo, parlando un attimo di calcio. Allora, sapete quanto a me dà fastidio il fatto che Allegri dice sempre calma, aspettiamo, insomma, non dobbiamo avere fretta di superare il Napoli. E sapete quanto io lo critichi su questo aspetto, soprattutto quest'anno che la squadra è forte in tutti i reparti, a parte il terzino destro, probabilmente. Però è altrettanto vero che lui fa questo ragionamento perché, intanto, stavo parlando anche con chi conosci. Se dovessimo, diciamo, superare gli esami di Firenze e Torino con almeno 4 punti, secondo me potrebbe esserci una batosta mentale al Napoli. Perché a mio avviso loro vogliono cercare di allungare prima che tornino le coppe europee. Questo è il mio pensiero. Quindi se da qua a un mese riusciamo, o riuscissimo meglio, a superare il Napoli sarebbe oro colato. Questo è il mio pensiero, perché comunque arrivare tirare la corda, diciamo, fino ad aprile, non mentalmente ma quanto fisicamente, perché potremmo essere ancora in corsa per tutti e 3 i fronti, quindi la stanchezza si potrebbe far sentire, però mentalmente potrebbe risentirne di più il Napoli, perché più ci avviciniamo allo scudetto, all'obiettivo, quindi più il Napoli potrebbe avere la tremariola delle gambe, insomma, come succede a noi in finale di Champions League, può succedere a loro per quanto riguarda il campionato, e quindi avere un po' di timore reverenziale e rischiare di perdere punti contro squadre magari inferiori anche all'Atalanta stessa, ma semplicemente non per un fatto fisico, tecnico, tattico, semplicemente per un fatto mentale. E quindi essere anche, magari, spero di no, spero di essere sopra ad aprile, però essere anche sotto di 1-2 punti al massimo ad aprile, comunque, diciamo, solleciteresti a una certa pressione una squadra non abituata tutto l'anno
E secondo me loro, così facendo, prima o poi il calo, anche finale, potrebbero anche avercelo. Un passo falso e tu devi essere ovviamente bravo ad approfittarne. Ovviamente poi dipende molto anche dalla partita di questa sera, perché per il momento siamo a meno 4. Quindi se non la vinciamo si complica tutto, a mio avviso, perché comunque il Napoli, come diceva Chiellini qualche mese fa, quest'anno saranno sempre più decisivi gli scontri diretti. Quest'anno difficilmente si perdono punti contro, o meglio, le altre squadre perdono punti contro le medio-piccole, perché vabbè, contro di noi danno il 200%, lo sappiamo, contro le altre fanno la loro partita normale, ma non è che diciamo, rischiano la vita per vincerla. Contro di noi succede questo, ma a parte questo non è un discorso di scansarsi, questo è un discorso logico, chi ha fatto un minimo di sport lo sa che poi quello che vince sempre non solo dà fastidio, ma si cerca di combattere di più rispetto agli altri che non vincono da molto. Non combattere, dico, dietro coi palazzi e quant'altro, ma in campo si cerca sempre di togliere punti a questa squadra che domina da 6 anni piuttosto che al Napoli, alla Roma o all'Inter, perché è anche un motivo d'orgoglio fermare la Juventus rispetto a queste squadre che ho citato. È per questo che dico che contro di noi danno più del massimo, contro di voi danno il massimo, ma non più del massimo rispetto a noi, ecco. Tanto per dirvi, non fanno la partita della vita contro di voi, ecco, tutto qua. Sono dell'idea che comunque, ripeto, vince sempre chi merita, tutte le competizioni, chi merita e chi è più continuo, non chi è più forte, attenzione, non vince sempre chi è più forte, ma chi merita vince sempre, di sicuro. Ed è per questo che appunto Allegri, secondo me, dice calma, state calmi, non abbiate fretta di superare Napoli, perché secondo me lui si può criticare su molti aspetti, su Mandzukic, sul sistema di gioco, su giocatori non adatti a certi ruoli, e sono d'accordo, però sotto questo profilo secondo me lui è molto furbo, ma si vede anche dalle conferenze stampa rispetto a un Sarri che è primo, è primo, ma dimostra sempre un certo nervosismo, a mio avviso. Altra cosa che nessuno ha detto, e questa è una cosa che dovevo dire anche oggi, stamattina, Insigne manda a fanculo Sarri, nessuno dice un cazzo, nessuno dice che Insigne è sul, diciamo, è pronto per andare via. Dybala non saluta Allegri dopo una sostituzione e subito lo danno a 4-5 squadre. Vabbè, altro esempio di disuniformità di trattamento, questo non di giudizio, ma di trattamento sì. Comunque, tornando a noi, questo è Allegri, secondo me, è più furbo di Sarri, è più bravo di Sarri, sa gestire, perché non è facile gestire. Molti dicono, ma dite che Allegri è bravo a gestire 20 giocatori, ma facile a tutti i campioni rispetto a Sarri. Sì, non è proprio così. Ricordatevi Capello quanto venne bersagliato perché teneva un certo Del Piero in panchina, ok? Non è così semplice. Ricordatevi che Allegri ha messo un certo Bentancur appena arrivato al Camp Nou contro il Barcellona. Io dubito che Sarri metta subito Rog o comunque qualcun altro al Camp Nou contro il Barcellona dal primo minuto. Dubito fortemente, ok? Alla prima giornata di Champions League magari. Comunque questo è. Bisogna avere pazienza, sì, non troppa, non troppa. Cioè, noi dobbiamo andare in campo sempre per vincere, ok? Il Napoli ovviamente se le vince tutte vince lo scudetto. Vabbè, non meriterebbe anche se le vince tutte da adesso in poi. C'è da dire che il Napoli fa di solito un girone buono e un girone discreto, non eccezionale ma neanche mediocre, un girone normale. Diciamo che in questi anni è stata la Juventus ad avere molta continuità tra andata e ritorno, è stata l'unica squadra, per questo poi ha vinto sempre gli scudetti. Le altre hanno sempre avuto un calo prima o dopo. Anche la Juve ha avuto qualche calo, però non eccessivo come le altre, ecco. Questo volevo dire che appunto qualora vincesse lo scudetto il Napoli, io non dico che il Napoli ruba, cioè io non tiro fuori questi episodi arbitrali per dire che il Napoli ruba, sia chiaro, questo lo fate voi contro la Juventus, poco ma sicuro. Io lo dico semplicemente perché poi passa sempre il messaggio che la Juventus è quella più favorita, quando invece è viceversa, ok? Perfetto.
questo ragazzi, io vi auguro buona giornata, ci vediamo a questo punto per il video post partita di Juventus Genoa, speriamo di vincere sta cazzo di partita perché è fondamentale vincere stasera. Ciao a tutti e fino alla fine, forza Juventus, e ogni partita di campionato bisogna giocarla con il sangue negli occhi e cercare di vincere tutte, tutte. E ripeto, come ho detto prima, sono dell'idea che comunque qualora la Juve passasse, diciamo, con 4 punti almeno tra Fiorentina e Torino, il Napoli psicologicamente potrebbe risentirne. Ok? Speriamo sia così. E speriamo soprattutto che il Napoli perda punti, perché sennò. Vabbè, detto questo, ciao a tutti. E forza Juve. Forse è la prima volta, forse è la prima volta che non dipende, anzi è la seconda volta dopo 2 anni fa, la seconda volta che non dipende solamente da noi, però è la prima volta per me, no, è la seconda volta per il Napoli che dipende da loro. La prima volta hanno steccato clamorosamente, vediamo questa volta se reggeranno la pressione. Se la reggeranno, ragazzi, i complimenti andranno fatti, i demeriti della Juve saranno soprattutto nel girone d'andata, però i complimenti a Napoli andranno fatti e soprattutto avrà vinto meritatamente perché avrà superato quello step. Poi da qua a dire che inizierà un dominio del Napoli ce ne vuole, perché secondo me la Juve se non vince quest'anno lo rivince il prossimo anno assolutamente. Però detto questo, ciao a tutti e forza Juve.